nell'argomento. Partendo da una riflessione, e lui ha già aperto la strada. Non sempre si tiene conto di queste figure femminili che sono state accanto a grandi figure maschili. E la stessa pubblicazione di quel carteggio in cui ci sono sia le lettere di Piero a Ada, sia quelle di Ada a Piero, è stato oggetto al momento della pubblicazione di una discussione piuttosto animata. E in cui illustrissimi personaggi dicevano: ma non c'è bisogno di pubblicare le lettere di Ada, bastano quelle di Piero. C'era proprio una non disponibilità a capire intanto che lo stesso Piero lo capivi meglio se avevi il tessuto completo, no, dei rapporti con la persona a lui più cara. E che al tempo stesso veniva fuori un personaggio del tutto di grande rilevanza, come fu poi quello di Ada, che era una ragazzina al momento dell'incontro con Piero. Si conoscevano da quando erano quasi bambini, perché abitavano nello stesso caseggiato, quindi si incontravano per le scale. Una frequentazione, infatti, in una lettera Piero poi lo dirà: io ho un ricordo di te che risale alla mia. Avevo 13 anni quando pensai a te per la prima volta come la mia Beatrice, perché lui a 13 anni leggeva già Dante, ovviamente sapeva chi era Beatrice, e aveva identificato, cosa micidiale, la sua amata con una figura così spirituale, trascendente, come era Beatrice. Cioè, tutto questo rapporto comincia su una base di sentimenti veri, profondi, fortissimi, ma anche con, diciamo, la complicazione di una rappresentazione molto, molto alterata, no? Che come può essere quella di modelli inarrivabili. L'amata deve essere Beatrice, no? E questo naturalmente pone sulle spalle della povera, fragile, giovanissima Ada un peso immenso, un peso immenso. Ora, questa cifra del rapporto un po' sbilanciato fra i due, e quando il loro fidanzamento coincide con la fine della guerra. Piero, che desiderava ardentemente andare volontario in questa guerra, aspettava solo di essere richiamato, viene sorpreso dalla pace. Allora non può più andare volontario in guerra a combattere. Cosa può fare per questo paese? Ed è animato da una volontà enorme di fare, di agire, no? Di essere protagonista di un rinnovamento di questa Italia, e quindi fonda una rivista giovanile, insomma una rivista studentesca, potremmo dire, però già con dei requisiti così ambiziosi. Chiede collaborazione di personaggi come Cosmo, come Balbino Giuliano, che in quel tempo contava qualcosa, era un filosofo, e scrive a Benedetto Croce, manda a scrivere Gentile, e insomma è incredibile, no? Che uno studente scriva le più illustri figure della cultura contemporanea, ricevendo risposta, fra l'altro, alle sue lettere. Croce risponde e si intrattiene, anzi, una. Allora, un personaggio simile questa iniziativa salda la loro conoscenza, perché lui invita Ada a collaborare a questa rivista. C'è la loro primissima lettera, vi leggo due righe. Dunque, ho deciso di fondare un periodico studentesco di cultura che si occuperà di arte, letteratura, filosofia, titolo Energie Nove, scopi, destare movimenti di idee in questa stanca a Torino, promuovere la cultura, incoraggiare studi fra i giovani. E ora ho finito e tocca a lei, eccetera. E quindi questo è l'inizio, dopodiché lei accetta di collaborare, risponde e sì, poco dopo si fidanza. Ma naturalmente, dati i tempi, i bigliettini, alcune di queste loro corrispondenze non sono scritte in caratteri cirillici, perché loro sono traslitterati in cirillico,
pubblico non scritti in russo, perché i familiari non capissero, si erano messi a studiare il russo insieme. Cioè, vedete, tutto questo fervore di cose, fare la rivista, studiare il russo e mettersi in gioco direttamente, c'è il senso di voler agire, di voler fare. E il clima del dopoguerra, il clima in cui soprattutto i giovani si sentono chiamati a fare qualcosa e quindi una delle diciamo, esigenze più forti è proprio quella di diventare protagonisti di un rinnovamento, di un profondo rinnovamento. La parola rinnovamento l'abbiamo letta proprio in questa lettera. Al tempo stesso questo rapporto che comincia sulle basi di una perfetta parità, e notate che questa era già, data la cultura del tempo, un segnale importante, che Piero considerasse che la donna era alla sua altezza, che dovevano fare insieme la rivista, dove lei doveva studiare certe cose, sviluppare certi argomenti, perché era perfettamente in grado di farlo. Al tempo stesso, questo suo modo di concepire l'uguaglianza è un modo totalitario, in qualche modo. Sì, siamo uguali, nel senso che tu devi fare le cose che faccio io. Ora, Ada, che aveva avuto una formazione più borghese di quella di Piero, Piero era di famiglia piccolo borghese, i suoi erano piccoli commercianti, avevano una drogheria, eccetera. Suo padre di Ada, che era uno svizzero d'origine, e aveva a sua volta un commercio diciamo un po' più importante, erano i fornitori di casa reale di primizie e di frutta e di cose esotiche, eccetera. Quindi avevano un tenore di vita parecchio elevato, diciamo, rispetto a quello della famiglia di Piero. E lei aveva avuto educazione musicale, le lingue e soprattutto era una brava, amava molto la musica, studiava canto e pianoforte. Ora, che cosa non ha fatto Piero per dissuaderla dal coltivare la musica? Di tutto trattando queste cose come forme di sentimentalismo e si può anche capire dal suo punto di vista, dal punto di vista di Piero, temeva che fossero come delle, come dire, attitudini borghesi, piccolo borghesi, di ragazza di buona famiglia che deve sapere il canto, deve sapere il pianoforte. E non capiva che erano forme di espressione assolutamente istintive, forti e anche ben come dire, fondate per le qualità sia della voce sia dell'esecuzione che aveva Ada. Quindi questo è un elemento che farà soffrire moltissimo Ada, come la farà, dovrà subire in qualche modo la sua insomma, insistenza perché nella scelta della facoltà universitaria lei faccia filosofia. Ora, Ada non aveva voglia di fare filosofia, però la fa, è una scrupolosa, si laurea e tutto quanto. Con una tesi sul pragmatismo anglo-americano, che era un argomento molto caro a Piero. Allora, voi direte, e lei cosa ha fatto? Ha subito tutto questo? Lei ha sofferto moltissimo. Cioè, il carteggio ha come dire, spie molto significative di questa sofferenza, in cui ogni tanto lei cerca proprio di dirlo. Io non voglio. Siccome è lunga la vita di Ada, non posso indugiare troppo su questo, quindi ve la racconto. Potrei leggervi lettere molto, molto commoventi su questo, molto emozionanti. C'è un momento in cui lei, nel 20, tenta anche il suicidio perché teme di non farcela, di non riuscire. O c'è anche una lettera che forse posso anche quella almeno accennarvi: ho cercato di